Doveva morire. Questo è il titolo del libro, frutto del lavoro a quattro mani del giudice Ferdinando Imposimato e del giornalista Sandro Provisionato. Lo scritto è stato presentato sabato pomeriggio a Spinazzola, in occasione del dibattito organizzato dal Centro Studi Aldo Moro. L'opera consiste in una lucida inchiesta su uno dei misteri più fitti della recente storia italiana, l'omicidio di Aldo Moro, ex presidente della Democrazia Cristiana, brutalmente assassinato dalle Brigate Rosse nel 1978. Sono ormai passati 31 anni dal tragico epilogo della vita dello sfortunato politico, ma sono ancora molti i dubbi che si celano dietro all'ormai tristemente noto caso Moro, che continua a far parlare di sé e a presentare circostanze anomale, depistaggi e il sospetto più che fondato che dietro a tutto ciò ci sia ben altro. I servizi italiani nel gennaio 2004 hanno centrato un importante bersaglio con l'arresto dei brigatisti Rita Algranati e Maurizio Falessi. Tuttavia non si esclude che l'intricata matassa non sia stata del tutto sbrogliata, riservando importanti colpi di scena. Ferdinando Imposimato svolse il ruolo di giudice istruttore nelle indagini per il sequestro e l'omicidio di Aldo Moro, intuendo una precisa volontà non solo di depistare le indagini, ma anche di progettare l'uccisione. Ed è per tale motivo che, come emerge dal suo libro, il giudice insinua il dubbio che la drammatica vicenda sia stata fortemente voluta e non casuale. Il libro cerca di ristabilire una verità che non era emersa nel corso delle molte inchieste sul caso Moro. Io ho fatto i primi tre processi Moro, è venuto fuori una parte della verità, cioè la responsabilità delle Brigate Rosse. Io ho rinviato a giudizio 50 brigatisti rossi, però non era apparso questo aspetto delle responsabilità politiche e secondo me anche morali e penali che si sono manifestate attraverso l'accertamento di tutta una serie di, non solo di omissioni, di comportamenti doverosi, ma anche di azioni provocatorie che hanno spinto le Brigate Rosse a uccidere Moro. Elemento rilevante del dibattito, il valore attribuito al sacrificio di Moro, che non deve essere dimenticato e né tantomeno sottovalutato. Affinché la sua morte non sia stata vana, bisogna fare in modo che certi episodi non si verifichino più, in nome di chi ha pagato con la vita il prezzo di credere nei propri ideali. Questo libro rivela un po' di verità, insomma, non in assoluto, ma rivela molte verità che ci fanno star male da una parte e nello stesso tempo aiutano anche a ricostruire il futuro attraverso la verità, perché senza verità non si va a nessuna parte. Nel libro che stiamo presentando viene fuori una verità amara, nel senso che pare che ci sia la corresponsabilità di esponenti del mio partito, lo dico con dolore, però bisogna assolutamente sapere la verità. Inevitabile il riferimento strettamente connesso al territorio, per non dimenticare che Aldo Moro era pugliese. Nato a Maglie, in provincia di Lecce, non può non essere ancora più vicino a chi continua a sostenere la propria terra. Soprattutto in questo momento di grande attualità, in cui il presidente Napolitano ha fatto un richiamo ai valori morali degli uomini e delle istituzioni, io credo che Aldo Moro sia la testimonianza, sempre e comunque per tutti gli italiani, del rispetto di certi valori morali, di certe regole morali, ma soprattutto di certe intuizioni politiche che poi hanno consentito lo svilupparsi del sistema economico produttivo del nostro paese. Per cui ricordarne il pensiero, ricordarne la figura, ricordarne la statura è sempre importante, perché costituisce un punto di riferimento, al di là delle condivisioni o meno delle ideologie politiche, un punto di riferimento per tutti coloro che svolgono attività politica, ma anche per tutti i cittadini. Tocca ora alle generazioni future portare alto il nome di Moro, affinché, memori di tali episodi, non si commettano più simili errori. L'arduo compito è affidato alle scuole. Moro è stato colui che ha voluto l'educazione civica nella scuola e che si parlasse quindi di Costituzione. Dato che siamo quasi tutti ignoranti e non la conosciamo, la Costituzione italiana, sarebbe ora di incominciarla, grazie alla Gelmini, a studiarla, finalmente. Quindi un insegnamento, più che altro un monito, affinché ciò non possa non verificarsi più grazie allo studio. Lui ha lasciato una grande lezione, per cui non bisogna lasciare trascurare ciò che lui ha detto. Potrei parlare a lungo. Per la pubblica istruzione ha fatto tanto, tantissimo. Chi ha l'età mia deve ricordare che nella provincia di Bari ha istituito decine e decine di scuola media. Noi dobbiamo a lui se esiste anche la scuola secondaria di secondo grado.